Revit 2025 introduce nuove funzionalità di Total Carbon Analysis, il tool di analisi per i progettisti architettonici che aiuta a comprendere meglio l'impatto sulla CO2 emessa dai propri progetti. L'analisi della CO2, già usata per Autodesk Forma, consente di stimare l'impatto delle emissioni del progetto fin dalle fasi iniziali. Inoltre, la nuova versione di Autodesk Insight offre Carbon Insights, che consente di creare un modello analitico energetico in Revit e di analizzarne le emissioni di CO2. Le dashboard flessibili, personalizzabili e aperte rendono più accessibile ai team di progettazione architettonica la visualizzazione e la valutazione delle strategie di progettazione a basso. Revit 2025 migliora la gestione dei progetti con l'introduzione delle raccolte di tavole. Questa funzione facilita l'organizzazione degli elaborati di progetto in pacchetti, creando gruppi di tavole flessibili senza parametri personalizzati o software aggiuntivi. I parametri delle raccolte possono essere collegati a viste, abachi e filtri. Inoltre è possibile duplicare i numeri delle tavole delle varie raccolte, migliorando ulteriormente l'organizzazione. Per una ricerca più rapida, il browser di progetto evidenzia ed espande tutti i livelli ad albero contenenti la parola chiave della ricerca. Revit 2025 offre anche nuove modalità di collaborazione e scambio dati. La nuova mappatura delle categorie IFC ne semplifica l'esportazione, migliorando la collaborazione nei flussi di lavoro OpenBIM. Revit supporta anche il collegamento e l'esportazione in file.step. L'esportazione nell'ultima versione dello schema GBXML 7.03 per la modellazione di sistemi HVAC e le simulazioni energetiche degli edifici. L'aggiunta di nuovi sistemi di coordinate GIS estende la compatibilità di Revit con i flussi di lavoro delle infrastrutture.